vi faremo vedere la hit parade dei libri digitali e infatti accanto a me c'è Gianluigi Bonanomi. Bentornato. Buonasera Gabriele, buonasera. Allora Gianluigi, ciao, guardatelo ciao. Bene in faccia perché lui diventerà il volto dei libri qui a Top Tech. Andiamoci a vedere una rilassante hit parade che Gianluigi Bonanomi ha preparato per noi. I libri più venduti sotto forma di ebook. Gianluigi. Abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti comunque di ebook, di alcuni titoli, però finalmente vediamo quali sono effettivamente i titoli più venduti in Italia. Anche perché sostanzialmente i numeri cominciano a crescere, stiamo parlando di un 1% del mercato totale, ma in fortissima crescita, e vedrete che nei prossimi mesi, grazie al Kindle, grazie comunque alla distribuzione dei contenuti, avremo dei numeri ben più sostanziosi. Però nel frattempo possiamo cominciare a vedere la classifica dei 5 libri più venduti su Amazon. Ho scelto la piattaforma più grande perché stiamo parlando di una piattaforma che ha 160.000 titoli in italiano e 1 milione di titoli worldwide. Questa è la quinta posizione, stiamo parlando di Tre atti e due tempi di Giorgio Faletti. Giorgio Faletti però lo conosciamo tutti per altri motivi, ma anche perché è un ottimo scrittore. Ricordiamo da Io uccido in poi quanti libri ormai ha fatto, stiamo parlando di 4-5 titoli. Questo è l'ultimo in assoluto, come potete vedere costa 6,99 euro ed è alla quinta posizione, poi vedremo perché è interessante ritrovarlo qui. Certo. Andiamo alla quarta posizione, invece questa cosa secondo me interesserà molto a te, che vedo che ti piace molto quando parliamo di crisi, di soldi, di risparmiare. Ci sta sulla nostra pelle. Certo. Guarda questo titolo, Viaggio nella grande crisi, era un'edizione della Stampa che poi ha voluto fare anche in formato ebook, costa pochissimo perché almeno c'è un minimo di coerenza, voglio dire, cioè siamo in crisi, spendiamo soltanto 2,68 euro. Sta vendendo, sta vendendo, è un titolo interessante e probabilmente è molto bello anche il sottotitolo, da Lehman Brothers al governo Monti, non è male. Questo ti dimostra anche quanto è recente il volume, è uscito comunque prima di Natale. Senti, oggi ho letto una cosa, ti faccio solo una piccola parete, ho letto una cosa splendida su Financial Times, una cosa geniale, secondo me i giornalisti anglosassoni sono molto più colti di noi e hanno una sintesi eccellente. Ha scritto quest'uomo, un colpo di genio, dopo 17 anni di governo cabaret, il governo Monti sembra uno di quei film tostissimi del cinema che parlano di vita e di morte. Mi ha colpito moltissimo. Vai, continua la tua classifica. Arriviamo nelle prime tre posizioni, quindi siamo sul podio. Alla terza posizione abbiamo un libro che si chiama UQ84. Se guardate bene, la Q, soprattutto quando viene scritta con la gambettina in basso, sembra 1984, bravo, quindi di orwelliana memoria. Certo. Lui è Murakami, che tu conosci perché l'altra volta lo hai citato come un scrittore maratoneta, infatti è quello che ha scritto L'arte di correre, un libro bellissimo. Sai che sto leggendo adesso? L'uccello che girava le viti del mondo. È bellissimo, anche quello è bellissimo e anche è uno scrittore veramente, veramente potente. Senti Gianluigi, una cosa però su questo sito, stiamoci un altro attimo. Sì. Io ho visto che, se me lo ridai un attimo Maria, grazie. Lì c'è scritto 1Q84 formato Kindle. Esatto. Che cosa significa? Che lo posso scaricare solo sul Kindle? Lo puoi scaricare sul Kindle ed è già compatibile col Kindle, ma puoi anche eventualmente convertire il formato se hai altri lettori. Questa non è una piattaforma, diciamo, alla Apple, certo, è una piattaforma Amazon che sì, predilige i suoi device, certo, e quindi comunque il formato è quello. Però se vuoi convertirlo poi in PDF, lo vuoi convertire in EPUB o negli altri formati, non c'è nessun problema. Invece quelle stelline di giudizio, chi è che le dà? Le danno i lettori? I lettori, ma in quasi tutti i siti di questo tipo, cito per esempio Internet Bookshop, c'è la possibilità non soltanto di dare un giudizio da 1 a 5, ma anche di mettere un commento scritto del libro. Infatti c'è scritto recensioni, in questo caso ci sono 16 recensioni. Sì, esatto. Da parte anche di questo conta molto perché ci sono dei libri che hanno magari 5 stelline, ma una sola recensione. E allora il 100% di ok. Quindi un po' non come fermarsi nei alle stelline, sì, insomma. Sì. Non fermarsi alle stelline, esatto, insomma, esatto. Però invece vedere ci sono i commenti. Libri, per esempio anche su IBS, che hanno 5.000 recensioni, magari 4 stelline. Allora stiamo parlando veramente di un libro molto molto, certo, apprezzato. È quello che avviene anche in Internet Movie Database con i film. Quindi sono i clienti, i lettori. Ho visto un altro pulsante lì accanto che è mi piace, che vuol dire, sì, che lo mandi su Facebook. Sì, no? perché è social, certo. È un piccolo spazio, ma è pieno di, certo, contenuti, quindi vale la pena di esplorare. Questo vuol dire che una volta che tu premi, devi dare le tue credenziali Facebook e a quel punto puoi condividere su Facebook con tutti i tuoi amici il fatto che questo libro a te piace. Quindi i miei amici ritroveranno su Facebook
Facebook che io ho letto, voglio leggere questo libro di Murakami e che sono appassionato. Certo, certo. E poi ascolta, invece la recensione lo possono scrivere tutti. Chiunque, chiunque. Succede che... Siamo tutti critici letterari. Come avviene anche in tutti gli altri settori, però c'è da dire che molte piattaforme fanno una sorta di filtro perché... Parliamo di denaro, Gianluigi, sai che è un altro mio tormentone, il risparmio, il denaro. Sì. Qui siamo a 9,9 euro, giusto? Quindi meno di 10 euro. Sì. Se io lo vado a comprare invece sotto forma cartacea, costerà di più. Molto di più. Allora, la media di un hardcover, che come sapete sono praticamente i libri rilegati appena usciti, la media è sui 18-20 euro. Quando andiamo a parlare dello stesso libro in versione EPUB, lo sconto sostanzialmente del 40%. Quindi su un hardcover che costa 18 euro in libreria, lo potete trovare su una piattaforma del genere attorno agli 11-12 euro. Quindi la metà? Sì, è no, un po' di più della metà. Il problema è che, a mio modesto parere, è ancora troppo, nel senso che un ebook di questo tipo costa più di un'edizione economica. Certo. Non hai la carta, non hai la distribuzione, non hai la libreria, non ha senso che sia un prezzo così alto. Il motivo però lo sappiamo, l'abbiamo detto anche a Netcafé, il discorso è che c'è un'IVA maggiorata, perché è del 21%, adesso qua, perché gli ebook, ed è allucinante questa cosa, vengono considerati software e non libri. Sì, sì, incredibile. E quindi non c'è l'IVA del 4%. Non distinguono il software dal libro. Seconda posizione. Volevo dire una cosa, che proprio su questo poi c'è appunto sul sito l'informazione dove c'è scritto formato Kindle, poi c'è scritto rilegato, ti permette di andare sulla versione cartacea. Visto che stiamo a sentire la classifica di Gianluigi, grazie. Mancano le prime due posizioni, uno lo so che piace molto a te perché so che lo stai leggendo, è il libro su Steve Jobs. È in assoluto il libro uno dei libri più venduti da quando è successo il fattaccio. Era una biografia autorizzata, ce ne sono tantissime, ci sono moltissime biografie non autorizzate, questa è, a parte che ponderosa, e poi soprattutto molto accurata e molto documentata, scritta da Walter Isaacson, come potete vedere costa un po' tanto in versione Kindle, 12,99 euro. Senti Gianluigi, qui vediamo 5 stelline, vuol dire che comunque è considerato molto bene, 31 recensioni, è uno dei libri più apprezzati perché comunque ha tantissime retroscena sulla vita comunque di Steve Jobs, è il personaggio in assoluto del momento. Comunque la rispetto alla edizione cartacea costa meno, ma non tanto, mi dicevi 12,99 contro io mi pare di averlo pagato più di 20 se non no, dovrebbe essere 20, si trovava in libreria a 18 euro. Perfetto. si trovava. Arriviamo alla prima posizione, chi vince questa settimana? Margaret Mazzantini, Mare al mattino. Ma dai. Sì, la Mazzantini è una... Mazzantini. È un'ottima scrittrice. La nostra nel senso che è italiana. Certo, lei aveva fatto comunque, se vi ricordate, un bellissimo libro che si chiamava Non ti muovere. Anche il film era molto bello. Sì. Lei è la moglie di un famoso attore. Sì. Allora, Castellitto, diciamolo. Castellitto. Una cosa che volevo segnalare per chiudere questo discorso è che la classifica degli ebook più venduti è diversa dalla classifica dei libri più venduti per diversi fattori, però sostanzialmente almeno un paio di titoli li ritroviamo nelle prime 5 posizioni dei libri più venduti, dei libri di carta più venduti, e sono ovviamente Steve Jobs e poi ritroviamo anche Giorgio Faletti. Ma chi vince invece la classifica dei libri invece cartacei è Fabio Volo. Molto apprezzato dai ragazzi, soprattutto il titolo è Le prime luci del mattino. Furbissimo Volo, mi fa piacere. Allora.